Burloni, bentornati nella serie dell'imbrogliato, stagione 2. Me l'avete chiesta in veramente tantissimi ed io, i ragazzi server, abbiamo deciso di portarla con tantissime novità. Perché da oggi, ragazzi, chi verrà ad affrontare il signor Marci, il sottoscritto, saprà che verrà imbrogliato. Quindi Domi, tu che sarai il primo ospite della nuova stagione, sai già che ti imbroglierò. Ma non saprai quando ti imbroglierò, perché ragazzi, loro, per vincere il video o comunque per divertirsi, ragazzi, dovranno capire in quale delle tre build, la prima da 2 minuti, la seconda da 7 e la terza da 7, in quale imbroglierò. Guarda che non sarà facile, perché le build che mi preparerò prima del video saranno fattibili in 7 minuti / in 2 minuti, se ne farò in quella da 2 minuti. Quindi ragazzi, lasciate tanti mi piace nei commenti, ditemi chi dobbiamo invitare per il prossimo episodio. Ah, mi fate sapere se vi piace la nuova skin, raga, tutta gialla bellissima con il 7 dietro. Bello il 7, vero che bello. Bello. Bene, io direi che possiamo iniziare. 2 minuti per creare la mini statua che ci è stata consigliata da Gigi Burlona. Ciao Gigi, grazie mille di averci dato questa idea, perché è molto 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 carina. Allora, io sono pronto. 3, 2, 1, si inizia. Ok, si inizia. Allora, io non ho la minima idea di come far sta roba, sappilo. Allora, io so che le mini skin, se vuoi un consiglio per la mini skin, so che si fanno da 5, ok? So che le mini skin si fanno da 5, non da 8 banalmente. Solo che non è facile capire quanto bisogna fare. 3, 4, 5, quindi vuol dire che io devo fare qui, devo fare questo qua, questo. Ma sai che non sta venendo male la mia? Ma ti giuro, io invece secondo me ho scelto uno stile un po' strano. Dici? Sì, però perché? No, dimmi, sono curioso. Perché la sto facendo 2D, però è in piedi. No, è orribile, la mia è orribile. Te lo giuro, è veramente brutta. È bruttissima, ragazzi, è veramente brutta. Ok, no, così è giusta. No, vabbè, invece sai che ti dirò? Ma sai che ti dico che non è così brutta la mia. Io ora mi sta venendo in mente altre cose che potrei fare, okay. Quindi la provo a migliorare un po'. Vai, io sto facendo una roba veramente oscena. Sappi che in un minuto io non riuscirò mai a finire. Ma mai nella vita riuscirò a finire, ragazzi. Ma mai. Che cosa sto facendo? Ti giuro, è orribile. Ok. Vabbè, fa niente. No, come ancora? Soltanto 50 secondi. No. No, qua bisogna finire per forza per tempo, eh. Alla concrete. Sì. Io mi ero dimenticato di prendere il marrone. Il marrone lo facciamo partire da qui perché ci sono i capelli. Devo anche fare però il dietro poi. È quello il problema, raga. È quello il problema. Ok. Almeno la testolina l'ho fatta. 30 secondi. Ok, 30 secondi per finire tutto. La vedo veramente molto, molto difficile, ragazzi. Molto difficile. Però io posso fare tipo che da qui in poi qui viene tutto in nero in avanti. Ok, io poi sono tutto giallo, giusto? Sono tutto giallo più o meno. Sì, sono più o meno tutto giallo. Quindi farei una roba di questo tipo. Andiamo fino in fondo. Ok, e qui facciamo le gambe nere. Le facciamo. Ok, facciamo così. Ti giuro che sono nel panico. In 5 secondi non riuscirò mai a finire. In 5 secondi. Non ho le braccia, mi sono dimenticato. Allora, abbiamo fatto la stessa cosa. Tutte e due senza braccia. Vabbò. Arrivo a vederla tua. Arrivo a vederla tua. Vediamo. Mi sa che ti è venuta bene. Ti dirò. Ti è venuta bene. Addirittura. Vieni a vedere la mia. Siamo lì, eh. Secondo me mi è venuto meglio. Secondo me ti è venuto meglio il corpo. Lo ammetto. Ragazzi, nei commenti decidete chi ha vinto questo primo round. Se volete salutare, c'è anche il mio ocelot sopra, che si chiama Camillo. Camillo l'ocelot. Perché loro se preferiranno Camillo o Camillo. Va bene, seconda sfida. Questa è difficile, perché dobbiamo fare un mulino a vento. E non è così facile come può sembrare. No, per niente. Quindi non ho idea da dove partire. Sì, quindi prepariamoci i blocchi e poi possiamo partire. Bene, ti dico 3, 2, 1. Si inizia. 6 okay. minuti. 6 minuti e 50 a partire da adesso. Allora, io ti dico, ho già in mente quello che voglio fare. Quindi sono relativamente messo bene sotto questo punto di vista. Però potrei sviarti, perché magari in questo momento sto imbrogliando. Allora, io ti dico solo una cosa. Che non ho imbrogliato nella prima. Questo te lo posso dire perché l'hai visto. Beh, se avevi imbrogliato in quel modo. Ma io guarda che però ho qualche asso nella manica per imbrogliare nella prima, quindi ho qualche asso nella manica per imbrogliare nella prima. Ma dici tu, magari l'hai fatta brutta apposta, però in realtà stavi imbrogliando. No, allora, tendenzialmente quando imbrogli, secondo me bisogna farlo per bene, dai, non vale farlo male, secondo me. Okay, allora, 6 minuti non sono così tanti, ma non sono neanche così pochi, secondo me. Qua bisogna fare una roba. Ma il trucco è fare qualcosa di piccolo. Dici? No, io sto facendo cose di gigante, in realtà. Mi hai dato una bella idea, fare le cose un po' più piccole, però non lo farò più piccolo.
Farò le cose lo stesso, giganterrime. Allora, mi servono le chain. Le chain sono le catene. Belle, belle, le catene. Allora, ecco, questo che facciamo così. Io non ho idea di come farlo. Che poi io magari mi sto muovendo totalmente a casa e piazzando blocchi a caso, perché sennò poi tu ti rendi conto che stando fermo... non stai facendo nulla. È bella questa cosa, È bella questa cosa. Ti fa intrippare. Ti che poi i fan avranno tagliata la parte in cui imbroglio. Quindi magari io adesso sto parlando per nulla. Questa cosa cambia ancora di più tutto. Eh sì, per forza. Ok, io sto facendo una roba che secondo me, tutto sommato, è molto carina. Io ho 5 minuti e 50. 5 minuti e 18. Sono passati già 2 minuti. Io sto facendo soltanto la struttura iniziale ancora. Ok, sì, purtroppo anch'io sono messo... Sai che non sono messo così bene io in realtà? Proprio per niente sono messo bene. Comunque anch'io, ti dico la verità, non la sto facendo gigante come cosa. Cioè, sto facendo una roba abbastanza basic, devo essere sincero. Mi devo fidare? No, non ti devi fidare, non si fida mai di chi sta per imbrogliare o chi ha imbrogliato. Dai, che ansia che ansia mette sta cosa? tantissimo. allora, ci siamo. Ok, questo direi che è corretto, mi piace. Ora devo fare una cosa molto interessante, ovvero il windmill, che si dovrebbe fare da questa parte qua. In teoria qui facciamo così, io poi vado a ricreare una sorta, mi serve questa roba qua. Io non ti dico che cosa che sto prendendo in mano, perché poi magari tu indovini la cosa che sto facendo. Però, però c'è l'ansia. Secondo me un po' di ansia te la sto mettendo, dai. Sì, più che altro spero, perché sto nel frattempo anche cercando di capire cosa fare io. Ok, beh certo, hai anche ragione te. Allora, io ti dico, a me sta venendo bene. Ti posso dire che a me sta venendo bene, se ti può interessare. Non è bellissima, ma non è nemmeno bruttissima. Quindi di conseguenza sappi che mi sta venendo un buon lavoro. Ok. Ma che carina! Ma è bella questa cosa! Bella, 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 bella. Peraltro, io voglio dire una cosa, Fangia, che ci siamo. Visto che sei di Napoli, voglio ricordare che settimana prossima, praticamente, saremo a Napoli! E verrà anche, vedi che anche tu, vieni anche tu, dai, ovvio, a trovarci. Ovvio. Oh. Sì. Evviva, evviva. Molto carino, mi sta venendo, secondo me, molto carino. Per il tempo che ho è bello. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di più carino. Secondo me, se vogliamo fare un game changer totale, voglio fare sta roba qua, raga. Guarda che bello! Mamma mia! Genio assoluto, March. March, genio assoluto. Genio assoluto. Sì. Mani basse. Ok, io ho fatto la parte di sotto più o meno ora. Ok. Io sto tryhardando abbastanza, ammetto di stare tryhardando abbastanza, non tanto, il giusto. Sto tryhardando secondo me il giusto, però questo deve andare uno in avanti. Ora mi viene la parte più difficile a me, che sarebbe quella di fare il mulino, immagino. Esattamente. Ok, no, vabbè, ti dico, a me non è venuta male, sinceramente. Però non potrei mai sapere se l'ho fatto meno male. È brutta. Te lo giuro, mi sento stranissimo. Ok, sono curioso perché tu sarai il pilot, diciamo, la persona che mi dirà se ha senso fare così o non far così. Ma secondo me, dal mood che hai, potrebbe aver totalmente senso. Okay. Un po' ti riporta anche ai tempi tipo Among Us, no? Devi sì, capire sì, quando che è c'è che tipo quello che imbroglia. Esatto. Esatto. Io considero che non la sto neanche arredando più di tanto, che non avendo molto tempo, non so se ne vale la pena. A me è tutta storta, l'ho fatta asimmetrica, ti dico solo questo. Vediamo, sono curioso di sapere se tu penserai che io ho imbrogliato o meno. Curiosirà molto questa cosa. Perché poi, allora, tu devi pensare che quando imbrogli, non devi far capire che stai imbrogliando. Devi essere un po' antisgamo. Certo. Quindi è quello che secondo me sarà la cosa carina. Ma ti dico, se non fosse asimmetrico, quello che ho costruito non era neanche così brutto. Ok, ci può stare. Ci sta. Ok, adesso viene la parte bella, ragazzi, ovvero l'arredare il fuori. Ok, perfetto. Ora ho un minuto per fare quello che voglio fare. E questa cosa è fuori di testa. Sappi che questa cosa è veramente fuori di testa. Ok. Allora, mi sa che non ce la faccio, sai. E se in realtà tu non stessi facendo nulla? Potrebbe essere. Vedi. Devo sempre fare attenzione a quello che dici. Potrebbe essere, ma stavolta ti posso garantire che sto perdendo troppo tempo. Oh, 40 secondi per far tutto, non ce la farò mai. Vabbò. Potrei dare qualche secondo in più se vuoi, Se vuoi ti potrei dare qualche secondo in più. No, ce la faccio. La fai? Ok, perfetto. 10 secondi, pochissimo tempo. Ok, mi serve la shovel. Ansia. Ah, mi hai dato una bella idea, grazie mille. Okay. Va bene, vengo da te a vedere. Per favore, non prendermi in giro per il fatto che è storto. Ma sai che non è bruttissimo? Cioè, guarda che ti dirò, ragazzi, da
lasciatemi un commentino, ma secondo me Domi, che si è presentato come io non so buildare niente, non è male. Non è così male, eh. Addirittura? Che... No, se ci stavi, se ci lavoravi un po' meglio ci poteva stare. Bene, puoi vedere la mia. Ok. Vieni. La tua è esattamente la versione bella di quello che ho fatto io. Bene, questa è la mia e questo è il mio Wineville. Potrei aver imbrogliato come potrei non aver imbrogliato. È molto difficile perché tu comunque sei un sacco bravo a buildare, quindi sì, lo so, potresti lo so averlo fatto. Va bene, allora adesso andiamo con l'ultima sfida, che si tratta di uno yacht, ce l'ha consigliato Andre Grande 8, quindi facciamo sempre 7 minuti. L'ultima, la prima volta l'ho ringraziato al nostro amico Marci Fanpage, ciao Marci Fanpage, e niente, 7 minuti, prepariamoci gli oggetti e iniziamo. Belli pronti? 3, 2, 1, si parte! Taglio. 6 minuti e 58. Allora, io per quello che voglio fare, secondo me c'ho bisogno di più spazio, perché quando faccio gli yacht faccio sempre 37 blocchi, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, arriverò più o meno qua. Ok, 37, poi vado da quest'altra parte, vado giù, se io faccio così, faccio... così. È tosta, eh? Sì, questa per me è la più tosta, secondo me. Questa, sì, secondo me, è la più tosta per me. Secondo me è la più tosta. Ok, facciamo tutta acqua sotto. Facciamo così. Ok. Facciamo tutta acqua. Sì. Ok. Benissimo. Secondo me il mio problema sarà sempre fare un qualcosa di dritto. Ok. Dici? Dici che qual è il problema? Sì. E io adesso devo fare tutta l'acqua nella zona. Però mi si tolgono i command block. Ah, come faccio? Faccio solo nella zona dove c'è lo yacht. Allora, facciamo fino qua. Se no, fai i blocchi blu. No, preferisco far l'acqua. No, preferisco far l'acqua. Allora, replace 2 water. Allora, io mi sa che faccio alla fine. Mi sa che lo faccio. Quarzo birch. Quarzo birch faccio. Ci sta. Quarzo birch, secondo me sì, perché tipo dà l'idea che sia premium. L'importante è riuscire a mettere tutte le cose al proprio posto. Facciamo così. Io per andare incontro al fatto che verrà tutto storto, aggiusto con l'acqua. Vabbè, ci sta, eh. Ci sta. Ci sta un botto, ci sta. Io l'unico problema è che vorrei un po' arredare l'interno, se riesco, che ci sono un botto di mod carine. Sì, ma non ce la farò con i tempi. Non ce la faccio con i tempi. Mancano soltanto... Non ce la faccio. 4 minuti e mezzo. Allora, la struttura riesco a farla perché sono bravo a farla. Però il resto mi sa che non riesco a farlo. Come faccio? Non ci riesco. Ah, mi sto concentrando troppo! quando devi tryhardare così, Sì, sì, porca sento, miseria. Porca miseria. Allora, facciamo così per bene. La mia verrà vuota, Domi. Non ci riesco a farlo. La mia non ha una punta per ora, Marci. No, 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 quella ti dico, vado avvantaggiato sul fatto dello yacht. Perché sono proprio bravo a farle. Avevo già fatto in un'altra sfida e mi era venuta comunque molto, molto bene. Però il problema è che non riesco a fare quello che voglio fare, secondo me. Ammetto di avere un po' di ansia, In minuti. Sì. Sono in difficoltà. Gorn. Io sono in difficoltà. Ok, il piano di sotto l'ho fatto. Ora devo tirare su questa parte. Addirittura qua. Più piani. Sì, 3 piani lo voglio fare. Vabbè, mi lasci proprio indietro. Ok, allora, tutta la posizione l'ho fatta. Ora devo fare solo tutto lo yacht gigante col gioco. Guarda che è facilissimo da fare lo yacht. Sono io che non sono in grado. No, il problema base, secondo me, è un altro. È proprio il fatto che non buildando, non sai non bene ho come. Ho un'idea di come muovermi. Esatto. Non riuscirò a finirlo, Non riuscirò a finirla, mi sa. No, non ci riesco. Allora, considera che non riuscirò a finire la parte di sopra, perché mi voglio concentrare nel fare... A fare bene quello di sotto. Super yacht. Ma è di nuovo storto tutto quello che ho fatto. No, io ho proprio dei problemi. Ci sta, il mio ci sta. Secondo difficoltà. Faccio fatica a parlare. Addirittura, talmente che ti stai impegnando. Ah, ho trovato una poltroncina al posto di una sedia. Mi sa che è la gamba. È un po' bruttino, cavolo. Ha fatto un po' una porcata. Vabbè, dai, ci siamo. Okay. Io volevo fare tipo una cabina per chi la guida, ma non sono in grado. Quella è quella che ho appena fatto io. No, io non ci sono riuscito. Allora, ufficiale, non riesco a finire. Tutta la parte sopra non riesco a farla, però mi è venuta una figata. Secondo me mi è venuta una figata. Non hai idea io di che schifezza ho combinato. No, il mio è una figata atomica. Mi è una figata atomica sicuramente. Punto tutto sull'estetica. Ok, fatto. Dai, niente, ok. Arrivo, vengo a vedere il tuo. Ole! Ok.
Ok, ma guarda che non è brutto. Non è brutto. Vabbè, tu hai fatto, hai fatto un po' un motoscafo più che un... lo so. È un motoscafo questo. È bello, ma io però farò tipo... un piatto con un tavolo. Io l'ho fatto 4 volte più grande. Vieni, passa di qua. Siamo di qua. Ho paura. Non... è a metà praticamente. Vabbè, sì. Vado. È tutta a metà purtroppo. Non sono riuscito a fare granché. Vabbè, però comunque allora, considera che il piano sopra, questo qui doveva essere quello dove c'erano i comandi. Ok. Però non sono riuscito a farlo. E qua sotto doveva esserci la zona dove mettevo i lettini, però non li ho trovati nella in creativa. Boh, mi fa un po' schifo in realtà. Ma hai visto il mio? Cioè, il mio è un pugno in un occhio in confronto. Allora, adesso è arrivato il momento dove tu mi dirai quale delle tre build secondo te è stata imbrogliata, diciamo. Okay. Vediamo un pochettino se riceverai il punto dell'imbroglio, diciamo. Non lo so, dai. Posso farti un ragionamento oppure vado diretto? Vai sul ragionamento. Allora, tu hai detto che sei un sacco bravo a fare gli yotta. Sì. E che ne hai già fatti in passato. Sì. Quindi, perché avresti dovuto imbrogliare sullo yotta? Ok. Ti sei anche impegnato, hai fatto anche qua lo spazio più grande. Anche se hai fatto lo spazio più grande, magari copia incollato. Devi vedere te quello. Se vuoi ti faccio vedere che ho questa qui nell'inventario. No, secondo me è questo. Secondo me hai copiato Oddio, l'ho rotto. Secondo me hai copiato questa. Ho copiato questo? Cioè, me lo sono preparato prima del video questo qua. Sì, la e invece ti dico che è lo yacht quello che è stato imbrogliato, perché realmente lo yacht sarebbe stato così, guarda. Sei pronto? Questo era lo yacht, io l'ho distrutto tutto per far sembrare che non l'avevo ancora finito. Ragazzi, Domi non mi ha scoperto. Carina questa cosa. Voi mi avreste scoperto? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo fra 2 domeniche con un nuovo imbrogliato. Ciao a tutti.